Buonasera, mi chiamo Deborah, questo è un canale di Alta Sartoria. Questa è la prima lezione del nostro primo capo di Alta Sartoria. C'è stato poche ore fa il video introduttivo al pantalone, in cui ho spiegato alcune piccole cose e dato alcune raccomandazioni. Adesso inizieremo il nostro pantalone, però devo fare delle specifiche che riguardano tutta la sartoria in generale. Allora, per chi non sa assolutamente niente di sartoria, dovete sapere che la sartoria è divisa in settori: settore del pesante, settore del leggero e settore dell'elastico, che significa che il pesante racchiude nelle sue tecniche tutti i capi che sono realizzati con i tessuti di uno spessore maggiore. Quindi penso ai capi spalla, i cappotti, giacche e cappotti, eccetera. E pantaloni e tutto ciò che comunque anche un vestito voi realizzate con un capo un pochino più pesante, no? Perché? Perché le tecniche sono diverse. Il leggero sarà affrontato molto più in là se vi farà piacere, e comunque ha delle tecniche diverse. Per esempio, non si fanno i punti lenti, non si usano fili così grossi, si usano altre tecniche ancora più lunghe. Lo sdoppiamento, voglio vedere se non riuscite a fare i punti lenti adesso. Immagino lo sdoppiamento che grande entusiasmo avrete. Comunque, per quanto riguarda il pesante, inizieremo oggi. C'è da fare anche una premessa per quanto riguarda i tessuti. Nel momento in cui voi andrete a realizzare i vostri capi, dovete trattare con un bagno, dovete mettere a bagno i tessuti di cotone, perché i tessuti di cotone tendono a restringere una volta realizzati, una volta bagnati, una volta lavati. Successivamente potreste avere dei problemi con le misure per quanto riguarda il cotone. Stessa cosa il lino. I moderni tessuti, soprattutto quelli di alta sartoria, spesso e volentieri sono anche trattati, quindi non è detto che sia sempre così, però in generale sì. Quando si tratta di lino e cotone, metteteli a bagno. Per quanto riguarda frescolana o comunque tessuti di lana, i tessuti per i cappotti, eccetera, non si mettono a bagno, ma si svaporano. In genere sono di lana, no? Lana o altri tessuti invernali o meno pesanti. E vengono svaporati. Dovete piegarli, farli scorrere man mano che li svaporate sul vostro tavolo, sul vostro piano da stiro, e con il ferro a vapore far passare molto vapore sopra, proprio appoggiate il ferro come se stiraste il vostro tessuto, anzi dovete stirare il vostro tessuto, ma con tantissimo vapore, ok? Vale anche dovete fare la stessa cosa per le mussole, ma lo vedremo poi perché oggi non affronteremo, non arriveremo al taglio dei pezzi, dei pezzi necessari complementari. Detto questo, quanta stoffa dovete acquistare? Lo standard per una persona di media altezza, un uomo in genere, è 1,20 m. I tessuti hanno delle altezze, ovvero una volta che voi lo aprite, cioè il rotolo, ha un'altezza, che in realtà è la larghezza, in genere di 1,40 m per i tessuti per abiti. Poi ci sono i tessuti per la casa, altri tessuti che hanno delle altezze, ovvero larghezze diverse. Il rotolo viene srotolato e voi, a parità di larghezza, che noi chiamiamo, la sartoria chiama altezza, voi comprate la quantità di tessuto necessaria. Quindi, ad altezza di 1,40 m, voi comprerete 1,20 m di stoffa. Il lino, spesso e volentieri, ha la metà dell'altezza per via delle fibre che sono più corte. Almeno il lino, quello di qualità, è antico. Adesso ci sono pezzi di lino anche da 1,40 m, però è facile che se voi andrete ad acquistare il lino, troverete non da 1,40 m, ma da 70 m. Quindi in quel caso dovrete comprare il doppio del tessuto, anziché 1,20 m, 2,40 m. Ok? Questo vale per i tessuti, diciamo, standard. In che senso? Nel senso che, come accennavo già in video precedenti, in cui mi sono occupata d'altro, ma ho spiegato il valore del disegno del tessuto, il runner, per esempio, ho spiegato nel video sul runner ho spiegato questa cosa. Noi dovremo prevedere quantità diverse, ovvero dovrete fare una simulazione, diciamo, con il vostro cartamodello fatto, immaginando
immaginando di posizionarlo e far ricombaciare i disegni. Sono più difficili gli abiti e le stoffe da donna perché hanno dei disegni tipo floreale, eccetera. Nei pantaloni è difficile. Comunque, già un bel capo, un bel tessuto a quadri, che lo troverete sia da uomo che da donna, necessiterà di misure diverse perché voi dovrete far combaciare i quadri ai lati, anche davanti, dietro, insomma. C'è un disegno da far combaciare, non dico ricostruire il disegno come nei tessuti da donna, ma far ricombaciare le linee dei quadri della quadrettatura sicuramente sì, sempre fermo restando che voi abbiate un'altezza standard. Nel momento in cui siete mignon, nel momento in cui siete gnappe come me, vi basterà per un tessuto standard anche 1 metro. Io mi faccio tranquillamente i pantaloni con 1 metro e mi vengono quelli ovviamente a tinta unita. E vengono benissimo, non ho bisogno, ho sempre stoffe in esubero senza problemi. Detto questo, possiamo cominciare. Allora, la prima cosa che dovete fare è piazzare il vostro tessuto sul vostro tavolo con la piega di fronte a voi e davanti, in prossimità proprio del bordo del tavolo, la vostra cimosa. Prendete poi il vostro cartamodello, questo è da uomo, l'ho fatto per mio padre, e andate a piazzarlo. Dovete iniziare a pensare già agli eventuali margini. Dico eventuali perché il pantalone da uomo non ha i margini sul davanti. Allora, che dobbiamo fare? Centimetro non alla mano ma al collo, come fanno i sarti. Prendete il vostro pantalone e pensando ad un margine superiore, lasciando un bordo di almeno 2 centimetri sopra, 2 centimetri sopra il cartamodello, con un bordo di un paio di centimetri sopra almeno. Andate a posizionare intanto la prima parte del vostro cartamodello, che in questo caso è davanti. Allora, forse voi non riuscite a vederlo nel dettaglio, ma io ho una buchettatura, dei buchini che mi indicano la parte centrale del pantalone, che sarebbe il dritto filo. Tutti i cartamodelli, anche se li prendete da un giornale, avranno segnato il dritto filo, ovvero la direzione, una delle direzioni di tessitura del tessuto che vi indicherà l'orientamento del cartamodello per posizionare il cartamodello, perché il cartamodello posizionato correttamente dovrà seguire il dritto filo. Quindi che faremo? Prenderemo il nostro cartamodello, prenderemo 2 punti su questa linea centrale. Non so se dalla sua è segnata meglio, no. Quindi la vostra linea centrale che voi dovrete rilevare dal cartamodello che prenderete, che sia un giornale o che sia un cartamodello su misura fatto da voi, dovrete segnare necessariamente il dritto filo per ogni pezzo e gli appiombi, cioè delle linee che indicano, nel caso del pantalone, il ginocchio. Quindi noi abbiamo delle linee di appiombo che si trovano anche nei cartamodelli usati sui giornali, per esempio. Ok, prendete il vostro primo pezzo, prevedete 2 centimetri almeno di bordo, cioè avvicinatevi al bordo di taglio del vostro tessuto lasciando almeno 2 centimetri sopra la linea superiore del vostro cartamodello e andate ad individuare 2 punti a caso abbastanza distanti su questa linea centrale. Che farete? Prevederete intanto di avvicinare il modello abbastanza da lasciare un margine di 2 centimetri se è un cartamodello da donna, altrimenti potete avvicinarvi molto di più alla cimosa, quasi anche a filo della cimosa, non so se si vede, sì, perché il taglio da uomo fatto in alta sartoria però è realizzato senza un bordo, senza margine, ok? Quindi se è da uomo di alta sartoria che non prevede il margine, potete mettere il lato vicino alla cimosa.
Se invece è un pantalone anche da uomo, preso da un giornale o fatto non secondo il metodo di alta sartoria e da donna in ogni caso, dovrete mantenere almeno un paio di centimetri utili dalla cimosa, cioè del pezzo senza disegno, senza ispessimento della cimosa, che non potete inserire ovviamente all'interno del cartamodello se non lo ritrovate sul pantalone. Quindi, posizionato in questo modo il primo pezzo, andiamo a prendere dalla linea che avete segnato nel dritto filo un primo punto e vedo che distanza ha dal bordo della mia stoffa, in questo caso 21 centimetri. Ok, un punto qualsiasi, eh? E metto un primo spillo, ok? Messo il primo spillo, che comunque permette ancora un po' di ruotare il mio cartamodello, vado a prendere un altro punto su questa linea di dritto filo e vado a ruotare il pantalone in modo che la distanza da questo secondo punto al bordo della mia cimosa sia identico. Se lì era 21, deve essere 21 anche qua. Quindi qui è leggermente di più, lo avvicino fino a che non arriva a 21. Nel mio caso 21, voi non so quanto sarà. L'importante è che la distanza dal bordo della stoffa del primo punto e del secondo punto presi sulla linea del dritto filo siano identici: 21-21, 16-16, 25-25, quello che è. Mantenendo e ottimizzando il posizionamento con questi centimetri sopra e a fianco, ok? E mettiamo un secondo spillo. Stiamo prendendo in considerazione un tessuto a tinta unita, quindi e che non ha verso di peluria. Quindi che vuol dire che io potenzialmente, se ho necessità o se comunque mi trovo comodo, potrei invertire anche la posizione del cartamodello in modo da utilizzare questa parte più larga per la parte più larga del pantalone e questa parte più stretta per la gamba, ok? Questo è il discorso che facevo all'inizio, cioè se il tessuto ha un verso, che sia un verso del disegno o un verso della peluria del tessuto o del colore cangiante, qualcosa del genere, noi dovremmo necessariamente posizionare le due parti del pantalone nella stessa direzione, in modo che una volta indossati avranno entrambi lo stesso disegno, lo stesso verso del disegno, lo stesso verso della peluria. Per quanto riguarda il posizionamento a quadri, e farò un video che comunque a quel punto sarà breve perché comunque i principi sono gli stessi. Farò un altro video, magari un pochino più corto, per indicarvi come mettere a quadro nel caso voi abbiate una quadrettatura, un principe di Galles o qualcosa che abbia un disegno verticale e orizzontale. Nel caso invece abbiate un gessato, questa linea che noi abbiamo appena utilizzato per mettere a posto il cartamodello davanti dovrà coincidere con una riga, ok? Nel caso di altri tipi di disegni, tipo il Principe di Galles, che comunque è una quadrettatura, cioè ha un verso, ha delle linee verticali e orizzontali, incroci, insomma, chi lo conosce ha capito qual è. E in quel caso, o anche nello spinato, in altri tipi, dobbiamo comunque fare attenzione sempre a non far capitare questa linea in maniera casuale. Se ho per esempio il gessato, come dicevo, lo faccio capitare proprio su una linea del gessato. Se per caso, per motivi di spazio, non riesco a farla capitare, perché nel momento in cui li posiziono ho bisogno di spostare un pochino, fa la farò capitare in maniera precisa tra due linee. Quindi non sarà casuale tra due linee la stiratura, la piega di stiratura del pantalone, ok? O il dritto filo, se non verrà stirato con la piega, ma verrà stirato in maniera normale, liscio. Parlo soprattutto di un pantalone da donna, un pantalone non troppo elegante. In ogni caso, la parte centrale, che perché il dritto filo della gamba rappresenta proprio il centro della gamba, andrà comunque posizionato in maniera precisa, non casuale, in alta sartoria. Bene, adesso, fatta questa precisazione, andiamo a posizionare il dietro.
Lo posizionerò sempre mantenendo almeno 2 centimetri sopra, ok? E anche questo andrà messo in dritto filo. A maggior ragione se poi avrò dei disegni a quadri, perché se avrò dei disegni a quadri, un posizionamento incerto del dietro non mi permetterà di farli ricombaciare poi con il davanti, ok? Allora, che faremo? Prenderemo questa nostra piega centrale, questa nostra linea centrale che sta al centro della gamba. E prenderemo praticamente 2 punti e faremo la stessa cosa che abbiamo fatto col davanti. Qual è la difficoltà adesso? Cercare di capire i margini tra le due parti. Se io adesso vado a mettere il mio pantalone così, i 2 centimetri di margine qui non mi daranno problemi perché io qui taglierò netto. Se invece ho un pantalone con il margine, quindi se è da donna o se non è tagliato secondo l'alta sartoria maschile e avrò dei margini tutto attorno, dovrò prevedere il margine di un pezzo e il margine di un altro, quindi dovrò avere almeno 4 centimetri tra uno e l'altro, perché 2 centimetri di bordo da uno e 2 dall'altro. In questo caso non ne ho bisogno, quindi mi posso avvicinare. Ok? Prenderò il mio centimetro e, come ho fatto col davanti, andrò a posizionare il mio dietro. Vedrò che distanza porta la mia linea centrale, qui di dritto filo, rispetto al bordo, 54 centimetri. Lo fermo con uno spillo e vado a prendere un altro punto, eccolo, uno qualsiasi su questa linea. A 54, in questo caso è 53. Quindi che devo fare? Devo spostare, questo rimarrà bloccato perché c'è lo spillo, dovrò spostare fino ad arrivare a 54. 54 cade qua. Ok. Quindi abbiamo detto 54 e lo sposto. Adesso avrò la linea centrale della gamba, ovvero il mio dritto filo, perfettamente parallelo alla piega del pantalone davanti e alla mia cimosa, e quindi saprò di aver messo in dritto filo i pantaloni. Fatto questo, andiamo a disegnare il contorno di tutto il pantalone. Nelle linee dritte posso aiutarmi con una riga. Le parti dritte potete aiutarvi con una riga e andrete a segnare il contorno. Ok? Quando disegnate, il gesso si usa in questo modo. Si usa la parte, non si mette proprio di piatto. Si mette, si usa così, così. Ok? Con la parte retrostante. Io non ho l'affilagesso classico, affilo con le forbici, ancora non l'ho comprato perché non lo so perché. Quindi si usa la parte retrostante. Se volete usare la matita gesso, fate pure, ma voi fate come vi trovate meglio, però intanto imparate ad utilizzarlo il gesso, poi magari utilizzate anche quella matita. Poi facciamo il contorno. Guardate come utilizzo il gesso, cioè voi tenete, usate il fondo e man mano che andate avanti, allora contornate e spostate la mano, contornate e spostate la mano, ok? E proseguite tutto il contorno, ok? Allora, il pantalone da uomo, come dicevo, di alta sartoria è netto, il contorno che andrò a fare sarà tagliato netto, si ha soltanto una differenza, il margine superiore di almeno 2 centimetri, ma a volte quando non c'è stoffa netto anche lì sopra, però deve essere già sdifettato perché altrimenti, cioè deve essere già un cartamodello che sapete che va bene e non avrà bisogno di sdifettamenti in vita, perché altrimenti non avreste margine superiore. In quel caso, se siete sicuri del cartamodello, potete tagliare anche netto. E poi il fondo, quindi il mio cartamodello del davanti da uomo avrà un margine soltanto sopra di 2 centimetri, che adesso andiamo a segnare. Così, non so se si vede, e proseguirò col mio fianco e con
Il mio cavallo. Ho paura che cada tutto. Ok, si regge a malapena, scusate, non lo sposto. E proseguirò tutto il contorno, ok? Un'altra cosa da segnare in maniera necessaria è il ginocchio, ovvero gli appiombi, ok? Che poi proseguirò dopo che avrò fatto il contorno. Proseguirò anche all'interno. Un'altra cosa è il dritto filo, cioè la linea che noi abbiamo utilizzato per mettere in dritto filo rispetto alla cimosa, dovrà essere segnata con il nostro gesso e poi andremo a fare i punti lenti. Ok? Piegate sulla linea che avete fatto. Allora, piegate sulla vostra linea, che sia disegnata a matita. Oppure fatta con la rotella, come nel mio caso, e andate a segnare il dritto filo. Ora passiamo al dietro. Il dietro, che sia da uomo o che sia da donna, ha sempre i margini, ok? Quindi avrò 2 centimetri in vita, 2 centimetri, mentre la particolarità sarà al cavallo e alla gamba. Al cavallo io proseguirò questa linea della vita e mentre qui alla punta avrò un paio di centimetri circa, qui ne avrò ben 6. Ok? Vi ricordate quando vi dicevo che il cartamodello e i capi di alta sartoria si modificano nel tempo? Questo margine serve a modificare nel tempo il vostro capo di alta sartoria. Quindi qui ci saranno circa 6 centimetri. E qui saranno all'incirca 2. E poi farò a mano libera questa linea così. Ok? Ecco, una schifezza. Ok, così. È difficile fin di giù. Qui anche darò un margine in più. Anziché 2 centimetri, partirò da circa 3. Qui manca un po' di punta. Si fa lo spighetto anche quando si fa lo spighetto, poi vi insegnerò che cos'è. Comunque, faccio circa, questi sono 2, circa 3 centimetri, mentre qui saranno 2. E realizzerò il mio margine. Ok? Stessa cosa da questo lato. In questo caso qui ho un pochino meno di 2 centimetri. Voi fate in modo di averne 2, qui più di 1 centimetro non ce l'ho. In realtà questo pantalone è già consolidato, quindi ho 1 centimetro è più che sufficiente. Proseguite così e adesso vedremo. Adesso vi faccio vedere invece. Ovviamente mettete più spilli che potete, perché altrimenti rischia di spostarsi. In questo caso non c'è bisogno di segnare la piega con il gesso, ma è importantissimo segnare gli appiombi, ok? E adesso vi faccio vedere come fare l'orlo, come segnare l'orlo. Allora, voi sapete che un pantalone normale, che non sia un pantalone a zampa, per essere precisi, nel momento in cui scendiamo, questa misura qua sarà più larga di questa qua sotto, no? Quindi nel momento in cui noi andiamo a fare il nostro orlo per i pantaloni, dovremo prevedere che ripiegato all'interno vada ad aderire ai lati, quindi la parte di esubero qua sotto andrà poi piegata dentro il pantalone e dovrà aderire. Quindi per questa ragione qui, se qui è largo, dovrà essere speculare in modo che questa linea qui
Si fa sempre un po' a occhio, eh? Almeno i sarti fanno così. Quindi non state lì a misurare quanti centimetri è qua e quanto è giù, anche perché vedrete poi che tende ad aderire, ma non aderirà mai in maniera precisa, come pensate voi, perché c'è un'altra cosa che sto per dirvi che complicherà un pochino le cose. Allora, farò quindi queste due linee un po' inclinate, un po' aperte, quindi più strette qui e più larghe qua. Quanta sarà questa distanza? Questa distanza invece è precisa ed è 12 centimetri, che a voi sembra tantissimo, ma in realtà, dovendo poi regolare l'altezza della lunghezza del pantalone, potreste avere necessità di modifica, anche perché questi 12 centimetri prevedono anche la possibilità di fare il nostro risvolto, che ha bisogno di parecchi centimetri in più. Quindi risvolto e margine di correzione o semplicemente correzione. Quindi sarà 12 centimetri e adesso forse questa cosa molti di voi non la sanno, quasi nessuno la sa. Non è soltanto una questione, cioè non va semplicemente fatto sbasato questo, ma va anche realizzata una misura che prevede un'inclinazione del fondo del pantalone. I pantaloni d'alta sartoria non sono dritti giù, sono a scarpa, cioè sono più corti davanti e più lunghi dietro, perché devono un po' coprire il tacco dietro, un pochino, ma davanti non si devono ammucchiare. Quindi se noi li facessimo dritti all'altezza della caviglia, avremmo i pantaloni per non bagnarci le caviglie in caso d'allagamento. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo nella parte davanti prevedere un accorciamento. Quindi se io scendo di 12 centimetri, scendo di 12 centimetri, dovrò poi prevedere un innalzamento qui davanti, cioè nella parte centrale del mio cartamodello, qui c'è la prosecuzione della mia linea centrale. Proprio in corrispondenza di questa linea centrale, io salirò di un centimetro. Ok? Salgo di un centimetro e il mio bordo del pantalone, il mio fondo del pantalone sarà a scarpa. Ok? Stessa cosa, io qui non l'ho fatto, ma stessa cosa vale per il mio cartamodello. Qui è mozzicato, non so perché. Praticamente il mio fondo del cartamodello non sarà tagliato dritto, ma sarà tagliato a scarpa, così anche questo. Avrò a scarpa sia il modello che poi il margine, il fondo. Ok? Varrà il contrario per il pantalone, della parte del dietro. Quindi avrò il mio margine e qui avrò, anziché un rialzo del fondo, avrò un aumento. Quindi sarà così, sempre in corrispondenza del centro. Avrò già il mio cartamodello, già la mia carta sarà disegnata così, eh? Quindi quando voi disegnate il vostro cartamodello, modificate qualsiasi cartamodello voi rimediate, modificatelo, il fondo, modificate facendo questa linea a scarpa e in corrispondenza della pa mia parte centrale mi allungherò, diciamo, anziché accorciarmi, di un centimetro. Ok? Perché il pantalone da uomo è tagliato a scarpa. Poi vedrete la lavorazione che sarà un po' complicata, soprattutto se il fondo è liscio per i pantaloni più eleganti. Ok? Perdonate questa imprecisione del cartamodello che è fastidiosa da vedersi. In realtà qui la carta doveva essere già tagliata con la scarpa, col lavoro a scarpa.
Qui sul fondo farò con 1 centimetro in più, non in meno, mi sono sbagliata. Ok, va bene? Quindi avrò il mio fondo a scarpa, i miei 2 centimetri sui fianchi, 3 centimetri al cavallo, 6 centimetri sulla parte superiore, come abbiamo visto prima, e 2 centimetri in vita. Netto il davanti e con il margine, con il rimesso il dietro. Cosa essenziale? Gli appiombi. Questi sono i punti più importanti del pantalone. Questi e questi. E la riga centrale. Fatto questo, spillate tutto bene e tagliate attorno ai margini. Ok? In questo caso netto qua attorno, qua così, e proseguite. Stessa cosa qui, tutto il margine e dopo di questo potete eseguire i punti lenti. Come realizzare i punti lenti e le imbastiture lo vediamo la prossima volta. Spero di non aver fatto un casino perché è la prima volta, sia con questa inquadratura che questo tipo di spiegazione fatta in maniera virtuale. Ok? Allora, siamo arrivati alla fine della lezione e spero di essere stata chiara. Se avete ancora dei dubbi, scrivetemi tranquillamente nei commenti che io vi rispondo appena possibile. E sabato prossimo vedremo la seconda e non l'ultima lezione sul pantalone, però mi sono resa conto dai commenti che sono stati fatti nella introduzione che forse molti principianti, per quanto abbiano entusiasmo, potrebbero spaventarsi un pochino oppure essere un po' restii nell'iniziare un capo così impegnativo. Quindi ho pensato che nelle prossime settimane realizzeremo qualche capo un pochino più semplice e anche più breve, sempre con le tecniche di alta sartoria, che comunque potranno dare soddisfazione anche ai principianti e incoraggiarli un pochino prima di intraprendere il pantalone, fermo restando l'uso del ditale. Anzi, forse sarà l'occasione per migliorare e esercitarvi con l'uso del ditale, che ho appena detto nel video precedente essere una delle cose più importanti. Quindi vi aspetto numerosi sabato prossimo. Il mercoledì successivo, invece, ci sarà di nuovo per ora un oggetto sempre per diventare pratici. Mi sto divertendo tantissimo a inventare nuovi oggetti, quindi presto vedrete cappelli, borse, eccetera, eccetera. Le scarpe ancora non sono capace, ma quando imparerò a fare le scarpe, che è un mio progetto, vi insegnerò anche quelle. Va bene, comunque adesso scherzi a parte, ci vediamo sabato prossimo, mi raccomando. Arrivederci.